Oh, Buongiorno buongiorno, Marco mi Di Veri. senti? Ti vedo. Mi Buongiorno senti? Pippo Civati, ti vedo un po' fisso, tutto bene? Come mi vedi fisso? Ero fisso perché ti aspettavo e ero anche un po' Eccomi qua. Hai sconvolto dal tuo ritorno al passato. visto? Mi sono A tagliato i mappa. capelli, sono il Tiberi 2, Sei il diciamo. Tiberi 2? Sì, tutta un'altra cosa rispetto al Tiberi Occhio 1. che ti rimpastano, eh? Un attimo. Oddio, no, speriamo di no, Eh speriamo no, ci di sono dei parrucchieri in giro che io purtroppo ho dei no. problemi, ma adesso ci vado anch'io Adesso perché. ci pensi anche tu, è certo. Sì, allora, e che dici? Che dico? Io, insomma, sono fiero, te lo posso dire. Ma io infatti ti vedo Io, rilassato finalmente. guarda, sono giornate, settimane molto belle. Io mi sento, non l'ho mai detto in vita mia, perché c'è sempre stato un pregiudizio nei confronti di certe parole, soprattutto a sinistra, ma io in questo momento mi sento fiero di essere italiano, anzi, ti dirò di più, proud proprio. Ah, Sì, spiegacela però, perché così detta perché così. non so se te ne sei accorto, è evidente, ma forse è sfuggito. Io ho trovato moltissime sintonie tra quello che è successo negli Stati Uniti negli ultimi giorni e quello che sta succedendo da noi in Italia. Cioè, tra l'insediamento di Biden e le nostre questioni parlamentari, ci sono in realtà moltissime cose che sono vicine, nel senso che, per esempio, lì come qui si sta abbandonando una prospettiva sovranista e populista in nome del recupero dei valori della politica, quella vera, no? Quella seria, fatta di tradizioni, i liberali, i repubblicani, i socialisti, gente disposta a contribuire, no? Per l'unità del paese, con la differenza che a loro gli sono voluti due presidenti, noi invece riusciamo a farlo, per esempio, con un presidente solo, che mi sembra una cosa bella. Poi, lì come qui, una parte di quelli che dovrebbero essere all'opposizione, i repubblicani, in nome dell'unità per abbandonare le divisioni che hanno dilaniato il paese per tanto tempo, lì come qui ci sono delle forze che si rendono disponibili ad appoggiare il governo pur da posizioni in qualche modo diverse, appunto in nome dell'unità nazionale. E questo è molto bello. Non ultimo, caro Pippo, avrai No, notato che sono finalmente. ammirato, scusa, ti sto lasciando parlare perché ti vedo travolto da un entusiasmo che No, non ti si ringrazio, respira ma in giro. È un po' dammi ci. torto. No, non lo so, in giro c'è un po' di cupezza, ma ti vedo, forse è una chiave. Vai avanti, vai pure, che intanto io sfoglio dei libri. Te lo dico non da ultimo, la questione Sì. delle donne, no? In America, come in Italia, finalmente ci sono donne che prendono posizioni che gli spettano, che spettano loro. No? Lì c'è Kamala Harris, da noi abbiamo Maria Rosaria Rossi, cioè finalmente anche noi, come gli Stati Uniti, celebriamo la fine di un periodo buio per la democrazia, no? E apriamo un periodo nuovo e meraviglioso. C'è un solo difetto, e qui poi finisco questa piccola cosa. Mentre gli americani hanno una grande capacità di celebrarsi e di far vedere al mondo quello che sono, noi questo un po' meno, cioè loro hanno fatto uno spettacolo meraviglioso per l'insediamento di Biden, noi siamo sempre un po' più timidi, invece secondo me dovremmo fare una cosa del genere pure noi. Cioè, pensavo, per Tipo? esempio, ci sono tanti bei posti in Italia, prendi uno che so, San Giovanni Rotondo, per esempio. Da San Giovanni Sì. Rotondo, al posto di Tom Hanks ci mettiamo Signorini, e poi c'è Elettra Lamborghini che canta l'inno italiano twercando, cioè noi come loro dovremmo cercare di far vedere al mondo veramente quello che siamo. Ecco, secondo me potrebbe venire una bella cosa, non trovi? Sono attonito. No, però ho capito, la chiave, adesso la chiave o forse una chiavica, come ci consigliano nei commenti, è Gioconte, che è un po' Giocondor Bravo, anche. è quello lì, Gioconte, sì. chiamiamolo così, che ha finalmente sposato un'agenda, perché prima non si capiva bene, no? Lui le ha sposate un po' tutte le agende, lui è uno di quelli che comprano tutte le agende quando è del 2020, 2021, l'anno bellissimo, è uno che ha un'agenda per ogni stagione, diciamo così, o una stagione per ogni agenda. Adesso invece ha l'agenda Biden, giusto? Sì, meno male, finalmente le questioni ambientali, vedi, tu ci tieni. Infatti, quindi ci occuperemo di clima, di salario minimo, di patrimoniale e di disuguaglianza, ma soprattutto di clima, mi pare di ricordare, giusto? Perché poi c'è Sì. stata anche questa cosa, tipo i guanti di Sanders, no? Che indicano, insomma, si Però capisce. aspetta, perché i guanti Sanders indicano che fa freddo. E se fa freddo a Ah. Washington a gennaio, probabilmente questa cosa del riscaldamento globale è una sciocchezza di voi che
che non si capisce perché volete distruggere il nostro modello di vita. Non trovi, Però secondo me è così. scusami, sì, certo, però nel tuo ottimismo, come dire, da Candide, ti segnalo che i guanti di Biden, di Sanders, e l'lapsus è evidentemente non casuale, sono in realtà sono un simbolo perché lui ha ricevuto un attivista che li produce riciclando materiale, sono orrendi, ma io non vedo l'ora di riceverli. Io spero che qualcuno me li regali, ti dirò, Beh, che fantastico, qualcuno me li certo. mandi. Ecco, e poi sai, anche lui sta in panchina, no? Cioè, alla fine c'è questa strana cosa che tutti erano concentrati a fare meme su di lui, non siete normali, dice Marco Colombo, non siamo normali noi, No, però forse quello che è successo, sai, Tiberi era troppo concentrato su Gioconte, ha perso sta roba di Sanders, però ha fatto i meme, sì. ha fatto la panchina, e poi lui si ripara dal freddo, mentre noi ci dovevamo No, ma riparare da... l'ho visto anche vicino, l'ho visto anche vicino a te, l'ho visto sulle scale del Quirinale, l'ho visto sulla panchina Ah... del Quirinale vicino a Civati. Però senti, adesso, intanto saluta Antonio Zito 95. Salutiamo, sì, salutiamo Antonio Zito 95 tantissimo, anche Io quello volevo... prima che ha detto addirittura che mi ama, quindi c'è una ragione in più per sé, o addirittura ti adoro, è tutto un periodo così. Ragazzi, Io me ne vado, se volete vi lascio soli, non è che... No, e come no, ma mi adorano solo perché ci stai tu con me, insomma, Ah, perché siamo una coppia folgorante. E certo. dicevamo... No, io volevo chiederti questo invece. Mi puoi Siccome tu riportare alla realtà, diciamo. ti vorrei riportare un po' alla realtà, soprattutto chiederti una cosa: siccome tu li hai frequentati questi posti, Guarda l'hai la già faccia. fatte queste cose, Ma cosa? l'hai Ma fatte no. queste cose, Ma ma no. la sappiamo tutti come fate voi politici. Sei stato politico tu? Sì, orgogliosamente. Allora l'hai Penso di esserlo fatte. ancora, diciamo, perché non si perde Allora l'hai mai. fa allora l'hai fatte queste cose, ci siamo capiti, insomma. Mi spieghi che sta succedendo? Io ti scongiuro perché io faccio lo scemo, però sono un po' così frastornato, diciamo. Ma non era, cioè per te è un po' una favola, no? Sì, che Dico. comincia con Cesa una volta. Cesa una volta, comincia così, ecco, spiegalo per i bambini. Cari bambini, Cesa Cesa una una volta volta. Allora, è e molto fammi semplice. capire. È molto semplice. Ci sono due movimenti in campo. Allora, uno che, diciamo, ci sono tre movimenti, perché il movimento per definizione, quasi fosse presocratico, è Matteo Renzi. Lui deve muoversi, diciamo, no? Immagina quell'atomismo così tutto un po' frizzante, perché se no non ci si accorge, anche perché non è che ha più molto da dire, no? L'abbiamo capito, le ha un po' sprecate tutte le cartucce. Quindi lui è il movimento per definizione. Poi ci sono due movimenti. Uno è il partito di Conte, di Gio Conte, che si sta costituendo grazie anche al contributo di un antico signore della sinistra italiana che si chiama Pierluigi Bersani, che lo vuole fare a tutti i costi, vuole rimettere insieme, vuole impastare un pezzo di sinistra, un pezzo di 5 Stelle formalmente con un leader, Dice che e è l'unico dall'altra punto parte. di equilibrio. Io ho sentito E questo. infatti poi no, va in televisione tutte le sere per parlarne, e poi invece c'è qualcun altro che dice che forse questo governo, no, non nelle modalità di Renzi, che ha fatto una crisi a freddo, no, poi vediamo come va a finire, però che questo governo forse non è proprio il migliore dei governi possibili, per rimanere alle citazioni precedenti, perché sai, ne abbiamo letto dei libri. Quindi Sì, non è non mi il dire così, migliore. ero così contento, non è il migliore Però di il quello. caso di Cesa dimostra che fai l'operazione, cioè è tutto un po' tipo quelle finali di Champions League della mia squadra, no? Che come sai vanno sempre a finire bene. Quindi era No, però scusa, 153 però e il si sta. caso. No, dimmi, No, dimmi tu, dimmi, dimmi, dimmi. scusa, perdono. No, perché metto il caso di Cesa. Il caso di Cesa è una cosa tipica italiana. Cioè, è giustizia e orologeria. Quando qualcuno sta per Certo, fare una fatto cosa apposta. buona, intervengono delle parti deviate dello Stato, di tutte quelle che rovinano sempre tutto. No, non è così. Certo, sei un incolpevole, diciamo, certo, è sempre così. Però appunto poi è curioso che la giustizia e orologeria adesso colpisca i giustizialisti, che non ha orologeria, perché tutte le ore del giorno erano giustizialisti questi, no? E populisti, e sovranisti, e amici di Trump. Perché? Ma perché adesso parlano di Europa, dice Di Maio, mi appello all'Europa, a Mattarella, no? E uno dice, ma hai chiesto l'impeachment? Cioè, vabbè, è tutto così, libero Cesa in libero Beh, Stato, ed è grande questo. Franz Foti, questa è meravigliosa. Questa è meravigliosa, però stavamo dicendo, mi hai fermato perché Scusami. erano a 153, no? Poi sono arrivati due di Forza Italia prestati, non si sa se Silvio sia d'accordo, perché Maria Rosaria Rossi, che tu hai citato, era molto vicina, infatti. Poi c'è sta, insomma, Ciampolillo, che è l'uomo che era in bagno, no?
poi I dopo ciampolini. rientrati. Poi c'era Nencini che aveva dato il simbolo a Renzi, però sostiene Conte. È uno spettacolo così, diciamo, no? Cioè, De Pretis, diciamo, De Pretis, no? sì, È un po' tornava alla quella mente stagione. Pascarella, ma non lo citerò. Poi, ecco, e quindi capisci, noi che ci aspettavamo che, poi sai visto, Conte ha fatto la replica parlando a ciascuno, dice Marco che te serve? Hai Saprà citato, che te sei. che te serve, no? Dice Pippo, ti vedo un po' abbattuto, che facciamo un po' di libri, no? Facciamo un po' di sceneggiature, Marco, chissà, la Brignone chissà cosa avrebbe proposto, non lo so, no? Dice, te, la tampon tax la facciamo, giuro che stavolta la facciamo davvero la tampon tax. Ha fatto una replica così. Sai, noi ci aspettavamo proprio perché stavamo vedendo Biden, no? La grande politica, che ci fossero le questioni vere, ricchi e poveri, non so, l'antifascismo, sai che abbiamo fatto questo libro con Biani, che è appena uscito in Ah, libreria, sì. no? Ricordare, come dire, Beh, dare anche. sull'antifascismo sei ingiusto perché questo nuovo governo Conte d'era ha dato una botta anche a quello. Cioè, Dice. Renata Polverini ha fatto l'ultimo saluto romano alla destra dove stava, e anche lei adesso entra a far parte del governo più a sinistra della storia. Quindi, insomma, anche questa storia dell'antifascismo se ne sta Secondo me è un po' più occupando. complessa. Adesso ti stai un po' Dice, allargando, diciamo, un sì, po' nella essi. difesa di Gio Conte ti stai un po' E confondendo, io però ci provo, che poi dobbiamo fare? so anche che hai un debole per Ciampolillo, diciamo, diciamoci la verità. Sì, Ciampolillo ho un debole perché mi ha ricordato meravigliosamente il noto sketch della Smorfia contro Isi, quello dell'Arca di Noè. Raccontacelo. È quello dell'Arca di Noè, c'è Noè col figlio che stanno per partire, arriva Troisi, un poverino che vorrebbe salvarsi anche lui con delle corna finte di carta, e quello sketch, e dice: io sono un minollo, fa finta di essere un animale per essere accolto anche lui. E quello sketch è una piccola metafora dell'esclusione degli ultimi, in realtà, pur essendo una cosa che fa molto ridere. E i minolli, i rostocchi, gli animali finti che Troisi fa finta di essere per cercare di essere appunto imbarcato là dove c'è la salvezza. E a me è sembrato che i Ciampolilli fossero un po' la stessa cosa con questo bel nome. Dice: ma i Ciampolilli già ci stanno, gli avrebbe Ok, detto vai. Noè. E invece Conte gli ha detto: i Ciampolilli possono entrare, prego, venite, venite pure, vengano i Ciampolilli. E è I sembrata una cosa molto. giarrussi invece sono sulla soglia. I I giarrussi giarrussi sono sono sulla altri soglia. animali tipici. Sì, i nencini Ok, anche. Guarda, invece, si quindi noi prestano siamo quasi tutti. i nencini piccolini che a due sali sull'arca di Noè. È bello, è tutto bellissimo. E penso che invece noi, oltre ai pontieri, che poi sono contieri, no? Si può fare un gioco di parole fantastico, questi pontieri tra Conte e se stesso, mentre qualcuno ripropone il ponte sullo stretto, è tutto immaginifico, è tutto una, sembra di stare in una Bello. Macondo, però avendo preso degli acidi, diciamo, delle cose strane. No? Invece di quelle cose noi che insistiamo, no? Tipo che ci sta sciogliendo tutto, le correnti del Golfo, mica le correnti del PD e quelle dei centristi, no? Le correnti del Golfo che cambiano direzione, cambiano, i guanti, appunto, le questioni di fondo, niente, non se Niente, ne è ma sentito senti, ma parlare. state preparando un nuovo numero di ossigeno? Vi occupate dei nencini? Ci occupiamo dei Ciampolilli, dei Nencini, che è poi una formazione, poi sembra Nencini, Ciampolillo, Giarrusso, no? Così potremmo fare come facevano gli antichi telecronisti. Ci occupiamo appunto delle disuguaglianze, del fatto che i poveri siano pochi, come diceva Troisi in un altro sketch che fa parte della tua rubrica, pochi Sì, poveri, pochi non poveri. se ne parli mai, perché poi è tutta una discussione molto borghese alla fine, no? Diciamoci la verità, Ecco, visto che è il a centenario, proposito di e poi ci questo, torniamo, del bravo, partito, esatto. è il centenario Hai del visto, Partito tutti hanno Comunista. celebrato il centenario del Partito Comunista, 100 anni, sembrano 100 anni fa, a pensarci. E per tutti ad evocare una storia che nei racconti di tutti era più bella, più seria, più profonda, una storia che appunto di gente che saliva, eravamo quelli i primi della lista, in alto a sinistra, non so se ti ricordi, tu eri molto giovane, io un po' Adesso meno. siamo in bagno con Ciampolillo, diciamo. Adesso invece siamo in bagno con Ciampolillo, lo celebrano tutti, ma poi viene da chiedersi, ti ricordi, ne avevamo parlato.
Viene da chiedersi perché siano tutti contrari alla patrimoniale, per esempio. Per Perché votate, esempio. perché non fate la progressività per quelli che hanno, quelli che fanno le mascherine, per dire, quelli che fanno i vaccini, quelli che fanno la TV, che fanno le Netflix, Amazon, perché non gli facciamo pagare le tasse a loro? Perché? Perché non lo dice la sinistra? Chi lo deve dire? Dobbiamo Secondo aspettare che te il signor Amazon. il vecchio PC che tutti Il vecchio celebrano? PC avrebbe parlato di classi subalterne, per esempio, che ci sono. Avrebbe parlato del fatto che quando smettono con il blocco dei licenziamenti saranno licenziati in tanti, non sarà facile trovare lavoro per tutti, no? È inutile parlare, no? Di cazzate, scusate la Ah volgarità. già, il lavoro, vedi? Non ci avevo pensato. Civati, sei uscito da una lavatrice? No, sto benissimo, non capisco. Comunque è curioso perché la cosa che interessa di più è come siamo combinati. Tu con i capelli corti, settimana prossima mi presento con una cresta, ragazzi, così vinciamo tutto. Vinco io il Grande, concorso di Civati con la bellezza. cresta. Ormai l'hai detto, guarda che gli sdraiati sono già pronti, stai attento. Bene. E dicevamo però che io, opportunamente per celebrare il centenario, ho Luciano Canfora. La Metamorfosi, che è un libro cattivissimo, perché sono usciti un sacco di libri celebrativi, con un sacco di gente che manco era comunista, parla del Partito Comunista, tutto bellissimo. Ci sono anche tantissimi libri di Walter Veltroni che sono usciti in contemporanea, diciamo, Ma quelli sono però gialli, però. lui fu al centro di una polemica, no, su gialli e no, perché anche non gialli. C'è un libro sull'Italia, un libro sulla Shoah, un libro giallo, e lui rimase famoso perché ad un certo punto gli scivolò di essere stato quasi anticomunista, ti ricordi? In un Sì, passaggio molto vagamente. Sì, delicato. me lo ricordo. Comunque, Canfora, che non è della stessa linea, dice, cita questo carteggio tra Togliatti e Giolitti, scusami se non sono Ciampolillo e Giarrusso, perdonami, Togliatti e Giolitti, in cui insomma Togliatti fa massacra Giolitti, perché poi Togliatti era molto arguto e ficcante, e dice una cosa ad un certo punto in un tutt'altro contesto che però mi pare adeguata a raccontare la fase in cui stiamo vivendo. L'autore, dice Togliatti di Giolitti, non è ancora riuscito ad afferrare che cos'è una formula politica transitoria. Da una tale formula, infatti, egli afferma che deriverebbe uno schieramento provvisorio. Transitorio e provvisorio sono concetti radicalmente e sostanzialmente diversi, spiega Togliatti. Non c'è bisogno di aver studiato la fenomenologia, scusate, adesso non voglio esagerare per saperlo. Il provvisorio è cosa fuggente, il transitorio si colloca in una situazione in sviluppo e si regge sull'aderenza a questa situazione da un lato e sulla tendenza e capacità di trasformarla muovendo in una direzione determinata. Non tutte le direzioni. Uno. Scavando in questo concetto si può scoprire veramente qual è e deve essere la sostanza di una politica comunista. E poi aggiunge una cosa che sembra scritta per commentare i fatti di oggi. Forse però la ricerca così posta è difficile. Meglio parlare dei dogmi staliniani. Che bisogna stare uniti, che va tutto bene, i dogmi, il dogmatismo, la salvezza comunque di chi non si sa bene cosa, perché e quando, soprattutto quando, perché siamo l'unico paese che invece di spendere i soldi aspetta, perché tanto siamo ricchi, no? Appunto, i Sì, poveri non allora ci però. sono. Tu hai da ribattere? Immagino di sì. Io ho da ribattere coinvolgendoti, peraltro, se mi permetti. No, Sì. dopo Togliatti, così mi spauro però. Diciamo che in questo Impressione. caso parva licet, eh? Diciamocelo, Dai, con molto la modestia, parlissima con la lice modestia che ti componere. contraddistingue. Allora, io ho qui con me un prezioso volume che si chiama La meravigliosa posizione di Giuseppe Civati ed è il libro che Pippo ha scritto dopo un anno di assenza dalla politica. Dopo lunghissimo, dopo tantissimo tempo che Pippo, lo dico a chi ci ascolta, tu lo sai, dopo moltissimo tempo che Pippo è stato in politica, si è occupato di politica, si è ritrovato a non occuparsene più direttamente e ha deciso di scrivere un libro sulla sua esperienza da politico fuori dalla politica. È un testo che oserei definire fondamentale per tutti quelli che la politica la amano e che non capiscono la politica di questi giorni. No, sì, diciamolo, fondamentale, quando va detto, va detto. E è curioso, guardando alcune pagine,
Pippo racconta di quello che è successo relativamente poco tempo fa, ma sembra oggi, proprio nel momento in cui il Conte 1 stava diventando Conte 2, quando, come si chiamava quella? Salvini, che voleva i pieni poteri, in realtà poi si era suicidato al Mojito, quando, adesso che si parla tanto male del trasformismo, quando il trasformismo ha fondato il governo che c'era. Conte 2, i 5 Stelle dicevano mai col PD e invece sono alleati col PD, il PD diceva mai con i 5 Stelle e invece si è alleato con i 5 Stelle, e poi c'era quello che non si trasforma mai, che è appunto Matteo Renzi invece, che già tesseva tele sapendo che poi le avrebbe sciolte, diciamo una sorta di Penelope ma senza corteggiatori, mi sentirei di definirlo, e Lasciamo su stare i quelle. proci, diciamo, in Esatto, questo caso. in quel frangente, ripensando a quel frangente, Civati scrive questa pagina memorabile che vi leggo soltanto perché tra l'altro mi cita, e quindi siccome sono presuntuoso faccio così. Ah, ecco perché E adesso è certo, diventato fondamentale. Era ovviamente, necessario, un ovviamente. libro necessario. Per questo, in alcune pagine è necessarissimo, poi un paio almeno. Allora, scrive il Civati, dal suo punto di vista, il sollievo di non far parte di questa degenerazione, ma anche il dispiacere di non esserci, come c'ero stato altre mille volte, si alternavano, dentro e fuori. Questa storia del salire al colle, scusate, mancava una premessa, allora come ora, tante simpatiche persone invitavano Civati a salire al colle e a proporsi come presidente del Consiglio, andare a parlare con Mattarella. E lui dice, questa storia di salire al colle ne richiamava un'altra. Marco Tiberi, scusate, che ha sempre la citazione giusta per il momento sbagliato, tirò fuori dal cilindro Ettore Fiera Mosca, Alessandro Blasetti 1938. È Gino Cervi che parla, si rivolge all'odiato francese e sta per lanciare la sfida, anzi la disfida. Perché volete farmi scendere quando vi do l'occasione di salire? Quando tutto scende di livello, dice Civati, sali verso l'alto. Aver pensato che dovessimo scendere tutti ai livelli più bassi del linguaggio, della comunicazione, dello spessore e della sostanza, è aver già ammesso la sconfitta. Aver individuato il personale politico con una sorta di selezione della specie inversa, a premiare il peggio e i peggiori, ad auspicare al massimo il meno peggio, ci ha portato fin qui. Abbiamo costruito sistemi infallibili per fallire, leggi elettorali pilotate da piccole oligarchie, incoerenze da capogiro, il modello del tutto e del contrario di tutto, e il linguaggio, Gesù, il disastro vero. Aver rinunciato a parole precise optando per quelle corrive, che funzionano nella comunicazione di massa ma non spiegano, anzi confondono, è stato un patto con il diavolo, che poi il diavolo le elezioni le vince. Ci è stato detto di scendere in questi anni, sempre di più, di abolire le parole difficili, le ideologie, i pensieri troppo articolati e complessi, ogni argomentazione di sorta. Scendere e poi scendere ancora, precipitare se possibile, preferire le discese alle salite, le scorciatoie è un'ovvia preferire le discese alle salite, le scorciatoie è un'ovvia conseguenza, solo che allo scendere corrisponde il crollo verticale della qualità della nostra politica e prima ancora della nostra democrazia. Tutto si dissolve e si dissolvono anche i nostri dati economici e sociali, perché si scende giorno dopo giorno anche in classifica. Del resto, scendere tutti significa non puntare più a elevare nessuno, anzi, ci si ritrova in una zona di conforto in cui non si sa nulla e ci si compiace di tutto quello che manca. Tutto è iniziato la discesa in campo, guarda caso. Ora siamo alla discesa agli inferi. Mi fermo, potrei continuare, sono pagine memorabili. Vabbè, grazie. Grazie, Io sono Pippo. in imbarazzo, però è la cosa che sorprende è che in tutto questo, mentre tutti stanno seguendo Joe Biden, Joe Conte, no? E sembra che ci siano cose molto televisive poi di cui parlare, tantissimi ragazzi, perché poi si tratta di ragazzi, l'ispettore Vassalotti, questa figura mitologica, sta indagando ma non risolve la soluzione, non trova la soluzione, si stanno iscrivendo a Possibile, no? Lì c'è un grande lavoro di Beatrice Brignone, di un gruppo di persone che lo fanno, che non hanno nulla da perdere, no? Si potrebbe dire davvero, che non hanno un seggio da difendere, che non hanno il potere da spartire, che non hanno da condividere chissà quali trame, invece sembrano tutti noi tramaci fantastico, no? Tutto E pensano una di fare la specie. politica, questi? Ah. E loro pensano di fare la politica, il tuo cinismo si ferma qui perché.
perché pensano di fare politica e quindi c'è questo boom di iscrizioni al partito che è fuori dalle logiche di cui stiamo parlando, che è fuori dai movimenti, è un movimento dal punto di vista no, culturale, ma molto indirizzato ad alcune battaglie di cui tutti gli altri non parlano, che questa è una cosa, una specie di, come dire, di calco della situazione, no? Di rovesciamento incredibile di quello che sta succedendo. E per me è un motivo di grande soddisfazione non personale, perché funziona meglio se non c'è Civati, è possibile che se Civati si sottrae, col Parlamento non è andata benissimo, cioè io mi sono sottratto, il livello non è che è andata, però invece con Possibile, che il suo rovescio, l'assenza di Pippo Civati ha creato una comunità di persone che ha saputo fare benissimo. Anche questo è importante, secondo me, spiegare che quando c'è un'idea politica, c'è una coerenza, c'è una costanza, c'è una passione. Beh, forse non è tanto importante la persona o le persone, il gruppetto che gestisce una, no, partita, ma è importante la squadra, la capacità di rinnovarsi di questa squadra. Mi ha colpito moltissimo che siano più i nuovi iscritti di quelli precedenti, no? Che i numeri siano esponenzialmente cresciuti anche nelle ultime ore. Anche questo significa che forse dobbiamo guardare avanti, no? L'unico che parla di futuro in questo paese è il presidente, sempre sia lodato, che è qua vicino a dove mi trovo in questo momento. Pensa cosa sta pensando Mattarella, secondo me si sta votando tutti i suoi santi, Povero. perché povero, no? Che deve ricevere questi squinternati. No, però appunto tornare a parlare di futuro, affidare il paese a uno sguardo che non sia quello dei politici di sempre, perché poi se abbiamo citato nomi scherzando, ma sono nomi che hanno rappresentato il governo di questo paese da una decina d'anni e che la patrimoniale non l'hanno mai fatta, che di clima non si sono mai occupati, che la progressività l'hanno puntualmente evitata, eccetera, eccetera. Potrei citare la cannabis, non l'hanno legalizzata, non hanno fatto nemmeno la tampon tax. Posso andare avanti? No, perché uno dice: come mai ti senti così alieno? Boh, forse gli alieni sono pure loro, no? Diciamoci la verità. Quindi, in tutto questo, invece, c'è una specie di riscatto possibile, perché si chiama così, e che sta andando. Cioè, Pippo, sei una pippa, e ve lo dicevano agli elementari, basaltica, e vedi che c'era. Da Ringiovaniamo, quando... Alzate un po' il livello anche delle contestazioni, dai, ce la puoi fare, basaltica, su. si ringiovanisce. Dai, comunque, Pippo Pippa mi dice delle cose che secondo me in molti condividono, e anche dentro l'elettorato del Partito Democratico, in attesa di sapere che cosa vuole fare Zingaretti, perché come sappiamo lui vive vicino, non sai dove sta lui di casa? Lui No. sta a Cuma, lui sta a Cuma, Akuma. è prossimo all'antro della Sibilla, al civico dopo ci sta Zingaretti, se Ah no, io lo non ha incontro a capito Cavaglio bene, di capisci? solito, non so a Roma dove non. Di Ah, certo, già, già che vi trovate là. solito ci incontriamo a Cavaglio, sì. Perché voi fate Lui, parte del Calenda, centro-sinistra storico. noi facciamo parte del centro storico-sinistra storico, ci incontriamo a Cavaglio, sta lui, Calenda, Giuliano Ferrara, tutti i compagni, insomma, sì. Va bene, finalmente abbiamo festeggiato i 100 anni del PC. Noi l'abbiamo fatto con Luciano Canfora, che secondo me a Capalbio non lo trovi. No, mai visto, no. E quei valori, francamente, sono quelli che mancano proprio. Ma mancano anche quelle del PSI, lo dico pensando a Nencini, mancano I anche quelle Nencini del ci stanno, già PRI, ci stanno. mancano anche quelle del PRI, per citare la malfa padre, no? Che sembra di citare sempre Plinio il Vecchio. E su queste note un po' nostalgiche di una prima repubblica in cui c'era della gente che aveva spessore, qualità e una visione politica, vi salutiamo. Credo che con questo tono di... Eravamo partiti entusiasti, scusa Tiberi, lo so, Ma hai eri... accasciato? Vabbè, ma Però io insomma, però insisto questi perché re... ci voglio credere. però è il 21 per noi, non è la ricorrenza, è l'età media di quelli che si iscrivono a Possibile. Ok? Grande, grande. A Ciao a Pippo prestissimo. Civati, ciao a tutti quelli che ci hanno Ciao Marco ascoltato, Tiberi e grazie. ciao a tutte e a tutti, soprattutto a Basaltica. Ciao. Ciao.